Tirreno, Bibliolandia. E la sezione ragazzi. Dopo l'incontro della settimana scorsa con le scuole elementari di Portoferraio al centro congressi de Loger, prosegue il successo di Ti racconto una favola. Manifestazione ideata da Nello Tarea, responsabile della piccola biblioteca denominata Bibliolandia, e dai soci COP di Portoferraio. Questa mattina nelle scuole elementari di Porto Azzurro si è replicato per circa 130 bambini della prima, seconda e terza elementare la favola scritta da Nello Anselmi, Il Delfino e l'Anguillina, raccontata per l'occasione da Fabrizio Prianti. La grande palestra delle scuole di Via Marconi era colma di bambini accompagnati dalle loro maestre. I piccoli si sono mostrati attenti e partecipi al racconto e a tratti hanno interloquito prima con il narratore e al termine subissando di domande nonno Nello, come ama definirsi Nello Anselmi, autore del libro, che da par suo ha risposto e si è intrattenuto con i bambini. Presente anche Nello Tarea, ideatore e sostenitore della manifestazione, che ormai è giunta alla terza edizione, riscuotendo consensi. Vale la pena di ricordare che la piccola biblioteca di Bibliolandia è presso la COP di Portoferraio ed ogni martedì, dalle 16, è a disposizione dei più piccoli per lavorare, leggere e creare disegni insieme ai soci, senza scordarsi di prendere qualche libro in prestito.